Sindaco, un bel momento territoriale, ecco, puntiamo l'attenzione sul turismo, lo vogliamo fare a 460 gradi, non da soli ma con la collaborazione di altri comuni. Sì, abbiamo detto che oggi è una giornata storica perché si mettono da parte, diciamo, le peculiarità singole di un comune e si mette davanti il territorio. Questo già di per sé è una bella notizia, ma poi io pensavo, se mettiamo su una brochure una foto di Agropoli, una di Pestume, una di Castellabate, già immaginiamo che splendida brochure viene fuori. Quindi basta solo mettere insieme questi tre comuni già per produrre effetti positivi. Quindi dobbiamo essere felici di questa volontà che si è determinata e sono sicuro che porterà successi enormi. Io dicevo prima che fin dalla prima meccanismo banale che abbiamo messo in campo, quello di mettere in collegamento in rete i nostri infopoint, quelli di Pestum, partendo dai templi, passando per Agropoli, arrivando a Castellabate, già solo questo fatto, che è un fatto che abbiamo fatto accendendo dei telefonini sostanzialmente, mettendoli in comunicazione, già abbiamo prodotto un enorme risultato, perché già i flussi di notizie, di informazioni tra i tre comuni hanno prodotto già risultati. Ecco quelle grandi potenzialità che abbiamo e su questo dobbiamo veramente lavorarci, ecco perché oggi ritengo sia una giornata molto importante. Questa ripartenza economica arriva dopo un periodo, diciamo, non proprio facile, l'emergenza coronavirus, ecco, pian piano ne stiamo uscendo, anche il comune di Agropoli pian piano, ecco, sta tornando a sorridere anche dal punto di vista sanitario. Certamente, diciamo che questo protocollo è un segnale positivo, ci sarebbe stato anche se non ci fosse stato il Covid, però diamogli un segnale in più, cioè oltre alla volontà di fare un percorso comune, è un segnale importante per i nostri territori, una volontà di ripartenza e di ripartire insieme. Agropoli poi in particolare vuole ripartire con forza perché come tutti gli enti abbiamo avuto problemi importanti, soprattutto da un punto di vista economico, sono famiglie in difficoltà, dobbiamo creare le condizioni per ricominciare a lavorare e questo stiamo cercando di fare e faremo. L'impegno è massimo, io credo che, ripeto, nel breve tempo avremo risultati importanti. I turisti che arriveranno troveranno anche l'ospedale riaperto, per lei una gran soddisfazione personale oltre che naturalmente da amministratore. Sì, perché abbiamo sofferto sia la ferita aperta di un diritto che è stata tolta alla mia città, quindi una sofferenza enorme. Abbiamo sofferto perché poi il lavoro che è stato fatto piano piano per ricostruire questo meccanismo era comunque osteggiato o comunque dileggiato, perché un conto è fare le cose gridando, urlando e magari si ha visibilità sui media di questo lavoro, altro fare un lavoro di tessitura di un percorso magari sotto traccia. E quindi sapere che stavi lavorando, però essere criticato contemporaneamente ci ha procurato una sofferenza in più. Però oggi ripagate da questo successo. Io credo che il pronto soccorso medico che stanno riaprendo è un primo passo importantissimo. Il secondo passo sarà, come è stato già annunciato, il lavoro sull'ospedale, gli ospedali riuniti del Parco del Cilento, sarà il secondo passo, e anche sarà la sanità, vista in questa logica di collaborazione, di gioco di squadra, secondo me darà risposte ancora migliori di quelle che può dare oggi.